Allora, Savicio, ormai si è abituato, ormai si dice sempre, ha fatto più gol nelle ultime due gare, che, insomma, ti sei sbloccato finalmente, questa è una nota positiva. Sì, sono contento, dai, spero di continuare così, di dare continuità sia alle prestazioni che ai gol. È stata una gara comunque, magari forse più difficile di quello che il punteggio ci dice, perché comunque avete trovato davanti una squadra che, come abbiamo visto già all'andata, non dico che l'abbiamo messo in difficoltà, però di sicuro è stata difficile da battere, non so se sei d'accordo. Sì, abbiamo trovato qualche difficoltà nel primo tempo, loro non erano rapidissimi nel gioco, forse noi siamo un po' adattati e quindi abbiamo trovato qualche difficoltà. Poi fortunatamente abbiamo trovato il vantaggio con Ale e per le nostre caratteristiche anche davanti è stato meglio, perché comunque loro un po' si sono dovuti sbilanciare, soprattutto nel secondo tempo. Con più spazi sicuramente possiamo essere ancora più pericolosi. Stai trovando anche un po' un equilibrio tra quello che è il compito difensivo, che magari ti viene chiesto, soprattutto in fase di transizione, e quello che è invece il lavoro offensivo, e soprattutto ho visto che vi siete scambiati spesso di posizione. La sensazione è che comunque, anche dopo cambiando le carte in tavola, diciamo qua vince al posto di Sereni o comunque con qualche cambio, l'attacco inizia ad essere veramente rodato da questo punto di vista. Sì, per le caratteristiche che avevamo oggi, io, Varai, possiamo giocare sia esterni che in mezzo e quindi cambiandoci spesso, credo che comunque anche per i difensori sia una difficoltà in più e un vantaggio in più per noi perché comunque non diamo punti di riferimento. Nelle ultime partite stiamo facendo bene, ma stiamo anche aspettando il rientro di Guasti, di Musetti, di quando sarà perché ci serviranno. Daniele, nello spogliatoio quanto aspettavate il gol del capitano? Sì, un po' che nelle palle inattive diciamo che lo cerchiamo, siamo contenti che sia riuscito a segnare, ma speriamo che non sia l'ultimo, che ne segni anche di più decisivi magari. Parliamo anche a parte di Barai, grandissima palla a te, testimonianza che anche lui insomma sta entrando nei meccanismi, oltre a segnare si è dimostrato un ottimo assist. Sì, mi ha dato una gran palla, era solo da appoggiare di petto, come ho fatto. No, ha fatto un bel gol, gliel'ha deviato, ma comunque ha fatto una gran prestazione. Ha delle qualità importanti e sta mettendo al servizio anche della squadra. Una curiosità, diciamo, hai mai fatto un po' di petto? Quanto è stato importante il lavoro fatto in questo inizio di anno? Cioè, abbiamo sentito fin da subito, la prima amichevole, il capitano sedersi di nuovo sotto tecnica, bisogna ripartire da zero, riazzerare tutto e fare un nuovo campionato. L'ha detto pure Apolloni, l'ha detto anche Baraglie in questi giorni. Cioè, quanto avete lavorato anche dal punto di vista psicologico? Perché per il resto, insomma, la squadra già nel giro d'andata ha fatto vedere di avere ottime possibilità, quindi quanto avete lavorato soprattutto per farvi trovare pronti fin dai primi istanti? Siamo stati bravi a calarci di nuovo con la mentalità giusta, perché il girone di ritorno di solito è un campionato diverso da quello d'andata, perché alcune squadre cambiano, si rinforzano, si indeboliscono. Comunque, noi siamo sempre, diciamo che ci conoscono sempre di più. Siamo stati bravi già dall'amichevole con Portofoglio ad avere la testa giusta e oggi si è visto. Quindi dobbiamo solo continuare come oggi. Aggiungo l'ultima, il tuo che hai giocato a Forlì, è stato raggiunto proprio all'ultimo istante a Villa Franca, quindi una pareggiata, sì, a 1-92, iniziano ad essere parecchi punti, tu che conosci anche quell'ambiente, secondo te Loro ci credono, sono a 11 se non sbaglio adesso. Noi dobbiamo guardare a noi che siamo a più 7 dall'Alto Vicentino e tra poco avremo lo scontro diretto. Dobbiamo fare secondo me, un filotto di vittorie per allungare il più possibile, presentarci magari